Salve di nuovo dal vostro Senten Chan. E niente, a proposito del Festival di Sanremo, ma che ci si va a cantare o annunciare dischi? Boh, non so, però ecco, mi piacerebbe che al Festival di Sanremo, invece di criticare la presenza di Beppe Grillo, ci andassero Letta, Napolitano, Berlusconi, Vendola, Veltroni e tanti altri. E poi aspetta, Renzi, chissà che spettacolo farebbero, chissà che spettacolo darebbero, anzi. Beh, è troppo chiedere che poi ne faccia la recensione TV Sorrisi e Canzoni. Ma vi immaginate che titoli? Magari ritorna guarito Bersani e fa delle canzoni in rima con le sue battute. Sarebbe esilarante. Ma chi vincerebbe? Grillo a parte dei vecchi politici, e chi vincerebbe? Ecco, uno che potrebbe fare le recensioni al Festival di Sanremo dei politici in gara, e sarebbe il nostro amico Marco. Marco Travaglio, di sicuro potrebbe recensire le canzoni di Bersani, Prodi, Berlusconi, Alfano. Sarebbe bello che andassero tutti loro, non solo Beppe Grillo. Perché lo lasciano solo? Criticare non è giusto ed è fin troppo facile attaccare le azioni di un'altra persona. Bisognerebbe invece cercare di appoggiarlo. Ecco, se i politici appoggiassero Beppe Grillo andando tutti a Sanremo, sarebbe più democratico e la gente potrebbe ascoltare le idee di tutti. Lì dove se le meritano le idee politiche italiane, cioè in un circo e non nel Parlamento, perché tanto nel Parlamento parlano, parlano, stanno tutti a parlamentare e non risolvono niente. E invece magari in un circo mediatico come Sanremo qualcosa succede, perché c'è gente che vince e tutti gli altri perdono, capito? Quindi faranno una nuova rubrica, buffonate. E magari ci sarà qualche vincitore, magari non vince Beppe Grillo, magari vincono tutti gli altri. E ti sembra poco? Quindi io lancio un appello affinché si indica questo, che tutti gli altri politici, deputati e senatori accompagnino Grillo a Sanremo. Sarebbe molto più divertente e lo seguirebbe Sanremo magari tutti gli spettatori italiani, europei e del mondo intero, non come adesso che saranno una sparuta minoranza. Beh, questa è la mia proposta di oggi. Spero vi abbia interessato. Alla prossima. E non vi scordiate di vedermi nel mio canale Santen Chan, iscrivervi e votare i video che vi piacciono, mi piace. E vi prego di fare anche clic nel banner pubblicitario per sponsorizzarmi, perché sono disoccupato. E a te, Marco Travaglio, se vuoi qualcuno che collabori per il Fatto Quotidiano, io sto qua e mi piacerebbe essere un giornalista. Ciao, il vostro Santen Chan.